Benvenute e benvenuti nel mio orto, nel mio giardino, per questa nuovissima puntata di Orto e Giardino Divino. Come sapete, stiamo pian pianino, dopo aver comprato casa, stiamo sistemando in maniera assolutamente artigianale, senza aver chiamato mai una volta un giardiniere o qualcuno che venisse a lavorare per noi il nostro giardino. Come avete visto in tutte le puntate, anzi vi consiglio di andarvi a vedere la playlist cose di casa e dell'orto, che vi metto magari qua in alto. Stiamo pian pianino sistemando tutte le cose, certo a volte sbagliando, ma risparmiando un sacco di soldini. Oggi cosa vi voglio proporre? Oggi vi voglio proporre un metodo assolutamente economico per poter in contemporanea sia annaffiare che concimare attraverso un concime liquido il vostro orto, il vostro giardino, il vostro prato, il vostro impianto idroponico, insomma tutto quello che voi volete. Solitamente questi sistemi sono molto costosi, elettronici, invece questo è un sistema che si basa su un principio della fisica, e adesso lo andiamo a scoprire insieme. Partiamo da tutte le attrezzature che ci servono. Ovviamente vi lascerò i link qui in basso per acquistarle su Amazon. Partiamo da questo, diciamo l'attrezzo principale è questo aspiratore. Si basa sul principio della fisica: grazie alla pressione dell'acqua aspirerà una parte del liquido, quindi del concime, la immetterà nel vostro circuito di regolazione. Noi abbiamo fatto qualcosa che si possa staccare e riattaccare per poterlo utilizzare su più punti, quindi abbiamo bisogno di tutti questi attacchi a baionetta, di un bidone che contenga il concime, abbiamo bisogno di un robottino per regolare le annaffiature, e tutta questa attrezzatura ve la metto sotto in descrizione. Partiamo dal montaggio, è davvero semplice. Tubo da 16, attacchi a baionetta, semplici attacchi ad innesto, vedete? Andremo a mettere due attacchi, uno a destra e uno a sinistra del tubo. Il tubo ha una freccia, quindi va montato in un senso, perché altrimenti il sistema non funzionerebbe. Andremo ad interrompere, quindi dopo il computer di irrigazione andremo ad interrompere il tubo da 16 e innesteremo questo fantastico aggeggino che ci serve per concimare, concime liquido ovviamente. Vedete, questi sono gli innesti a baionetta, li abbiamo messi a baionetta appunto per poter ricambiare e montarlo ovunque noi vogliamo nei vari punti del nostro giardino. Se poi lo volete fisso potete utilizzare degli attacchi fissi. Smontiamo il computerino portatile e andremo a mettere, vedete, tagliare il tubo, lo faremo su ogni punto dove vorremmo mettere l'irrigazione. Tagliamo il tubo con le forbici e andremo a mettere il nostro apparecchietto in mezzo, semplicemente in mezzo. Poi nel momento in cui vogliamo ricongiungere i tubi, abbiamo comprato sempre a baionetta, un innesto che ricongiunge i due tubi nel momento in cui non vogliamo più utilizzare o stiamo utilizzando il prodotto su un'altra parte del nostro giardino o orto. Quindi andremo a mettere i due innesti, vedete, proprio molto 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 semplice, abbiamo creato questi innesti, e dopodiché andremo in mezzo a mettere il nostro concimatore automatico. Quindi vedete, è proprio davvero semplice, riscaldate i tubi se volete, ecco qui, si stringono i raccordi, dopodiché andremo ad innestare in mezzo il nostro attrezzo, vedete, è proprio molto 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 semplice, eccolo qui, uno a destra e uno a sinistra, seguendo sempre la freccia indicata. A questo punto rimonteremo tutto, compreso il computerino, per farlo funzionare al meglio, dopodiché possiamo provare a testare. Questo
è un secchio, voi potete utilizzare, questo è un secchio per la birra che sto riciclando, voi potete utilizzare qualsiasi tipo di secchio o vasca per mettere il concime. Una volta finito di montare, il tubicino che raccoglie il concime va messo all'interno del secchio, il secchio va riempito con del concime liquido, in questo caso io sto utilizzando sangue di bue, va attaccato il tubicino che preleva il concime allo strumento che vedete in linea e va accesa l'irrigazione, vedete all'inizio farà delle bollicine, potete regolare da 0 a 4 la quantità del concime che vi servirà. Una volta acceso il prelievo sarà costante, questo è solo una prova, vedete c'è un filtro, quindi tutta questa porcheria non andrà a finire nell'impianto di irrigazione. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato molto utile e spero di rivederci alla prossima puntata di Ricette e Rimedi Divini. Ciao!